Noi alla domenica praticamente eravamo a riposo, venivano su anche le ragazze dal piano a trovarci, eravamo... e si è corsa la voce nel tardo pomeriggio di stasera c'è la mobilitazione, bisogna partire. Non sapevamo, noi, io ero proprio una recluta tra i più giovani, perché poi c'era già gente più anziana, avevano un'altra esperienza. E verso le 6, le 7, adesso l'ora non la so, non la ricordo, si inquadrano tutti, tutto il distaccamento, partiamo a piedi, armi, bagagli e tutto. C'era un concentramento di tutta la brigata nella frazione San Pietro, che è una frazione sotto la Sacra di San Michele, ai piedi della Sacra di San Michele proprio. I vari distaccamenti arrivano lì e appunto sarebbero stati un 200. Okay. Allora lì ci dicono così e cos'ha, gli uni attaccheranno la stazione, gli altri attaccheranno Dinamite Nobel. Eravamo una decina. Noi andiamo ad attaccare la stazione. La stazione voleva dire un presidio forte. Poi tutto dove c'è il marciapiede verso la stazione di Avigliana, tutto circondato, in muratura l'avevano fatto, tipo fortini. Loro erano dentro e noi eravamo fuori. La cosa cambiava un po'. Fatto sta, partiamo, lì ci saremmo fermati un'ora, un'ora e mezza, intanto avevano distribuito qualcosa da fare di cena, così. Poi partiamo, noi facciamo una strada, le altre ne fanno un'altra. L'appuntamento era per le 3 di notte. Alle 3 di notte, dalla Nobel Fassino sparava 3 colpi di tappone, aveva un fucile tedesco lui. All'avviso di Fassino noi entravamo in azione qui e loro entravano in funzione là. Abbiamo fatto tutta quella strada lì, dal Sacra, in mezzo ai laghi d'Avigliana, poi lì c'era una collinetta, allora non... l'abitazione lì dietro, su quella collina non c'era niente. Abbiamo fatto tutto quel percorso, a un certo punto ci siamo fermati perché eravamo in anticipo, ci riposiamo un po', lì c'era il campo di grano tagliato, andava benissimo, ci siamo riposati lì, a una certa ora Pieri ci dà ordine, ripartiamo. Mi ricordo che quella, ne abbiamo persi 2, da 10 eravamo solo più 8. Loro dicono dopo che loro si erano messi un po' appartati, perché noi non stavamo zitti, si erano messi un po' appartati e sono stati addormentati, non ci ha visti partire. C'è quelle recinzioni che sono intercalate, c'è una striscia così di cemento e poi una striscia così vuota, tutto così, per un'altezza, sarà un metro. Allora, Fieri si predispone, quei 7-8 che eravamo ancora, si predispone, te metti qui, metti lì. E c'era uno che passeggiava su e giù armato, sul marciapiede. Di adesso te la vedrai brutta perché arriva l'ordine. Da lassù, i 3 colpi, tim-pum, tim-pum, e allora noi, op, uno il fucile, primo il colpo, 2, e poi il fucile inceppato. L'altro, mancavano pallottole. So che io, a un certo punto, ho sparato qualche colpo, ma poi non usciva più niente, non riuscivo più. Allora mi ha preso d'istinto, mi alzo in piedi per tirare la bomba a mano. E ne tiro una, è come tirare un sasso, pum, battuto nei binari così. Oh Madonna, non è scoppiata. Mi metto giù, mentre raffiche sopra, da là dentro, loro poi era comodo, perché raffiche più non posso, Madonna, sì, qui segna male, qui va male. Mi alzo un'altra volta, mi ha salvato Corrado. Corrado vede che io mi tiro di nuovo su perché volevo provare a tirarne un'altra, non sarà mica tutte così, queste bombe a mano. Faccio per tirare l'altra, lui mi prende già giù perché le raffiche hanno abbassato il tiro, lì dove adesso c'è la cassa di risparmio, oddio. Dentro
una mestragliata nei vetri di quelle case lì, uno spavento. Basta, abbiamo dovuto ripiegare. Dunque siamo arrivati qui, eravamo una ventina di persone. E poi tutti i giorni cominciavano ad arrivare gente, molti che erano sbandati, che avevano lasciato il fronte, che erano militari, avevano già qualche anno di militari, si sono aggregati a noi e le file cominciavano a diventare numerose. Il problema maggiore era il vitto. L'alloggio, in una maniera o l'altra, ci siamo aggiustati. Dormivamo anche sullo sterco nelle stalle, purché ripararci dal freddo. Ma il mangiare era terribile. La cosa più terribile che ci sia stato. Direi che è il nemico più insidioso. Cartoni è arrivato ai primi di marzo, aprile, ai primi di aprile, verso aprile del 44. Un bel giorno mi hanno preso e mi hanno portato via. Ho andato via e di lì mi ha portato in Germania. 4 giorni, 4 notti stipati in un vagone. In Germania eravamo in tanti. Madonna quanti eravamo. Tutti ragazzi che avevano catturato dappertutto. Dopo 4 giorni e notti siamo arrivati a München, al confine dell'Olanda. Scendiamo dal tradotto, spero di dire, un camion, c'era bestiame lì. Scendiamo lì, ammassate, ma c'erano delle file lunghe, chilometri. E poi di lì ci hanno messo per forza a compiere le divisioni che avevamo fatto in Germania, la divisione della Monte Rosa e la Littorio. Allora lì è cominciato di nuovo la vita terrificante. Quante volte ho pregato il Signore che la facesse finita, perché ero esausto e finito. E poi lì è andato avanti un mese, due, poi è finito l'estremetto, dovevamo venire in Italia a combattere. Ah, dico, adesso che sono armato vi aiuto io adesso. E difatti abbiamo cominciato a farle vedere i sorci verdi al Brennero. Il tradotto è quando è arrivato al Brennero c'era un vagone carico di frutta che andava in Germania. Poi, prima di entrare in Italia ci avevano drogati, ci avevano fatto le punture. Non vedevamo il pericolo, ecco. E allora dico, adesso aspetta un momentino. Ero 3 o 4, dico, abbiamo aperto i vagoni che erano piombati, abbiamo aperto e abbiamo svaligiato i vagoni. Prendevamo le cassette di mele e pere sulla spalla, magari si rompeva l'accetta, cadeva per terra, tornavamo indietro a prendere un'altra e via. Le abbiamo caricate sulle carrette che tiravamo noi, non i muli, noi tiravamo, le caricate lì. Addio, abbiamo cominciato bene. Siamo andati a Mantova. Arrivato a Mantova dico, prendere il treno, andiamo dal capotreno lì, del macchinista, dico, di senti un po', dove ci porti tu? Ma andiamo a Milano. Ah beh, andiamo a Milano, va bene, a Milano. Pensavamo che ci portassero verso Bologna, chissà dove, sul fronte. A Milano. Poi da Milano, dico, va qui, bisogna vedere dopo dove c'è. Andiamo a Torino, ci portano a casa, guarda per fortuna. Poi da Torino, vai, ci portano a Bardonecchia. Oh, meno male, dico, siamo a casa nostra finalmente. Ah, dico, adesso ci penso io. Ah, poi a Ulzio, siamo fermati a Ulzio, anche a Ulzio, lì c'era un vagone carico di botti di vino. Botti di vino lì. Ah, dico, ragazzi, no, il vino qui è da un po' che non lo beviamo più. Scendo giù dal treno, prendo la pistola, avevo la pistola, fa 2 o 3 colpi nelle botti. Ragazzi, fate... E i tedeschi lì dicevano niente, no? Ma eravamo un po' esaltati. Arrivato a Bardonecchia, ci hanno portati su al Col della Pelosa, sul confine,
a dare cambio ai tedeschi che andavano via sul fronte, Col della Pelosa e in Val, come si chiama, di Erosmol. Abbiamo attraversato la diga di Erosmol sul ghiaccio, dico che se si rompe il ghiaccio andiamo tutti a bagno. Poi di lì eravamo in tanti, era una compagnia, dovevo andare a dare il cambio, come facevi di qua, andare su in cima là, dare il cambio al fronte. E c'era la neve alta, che oltre il ginocchio andavamo su. Andavamo avanti, siamo partiti in tanti e siamo arrivati in 5 su 100 e più persone. Gli altri non ce l'hanno fatta. Arrivando su al Col della Pelosa, che è su a 3.000 metri, un col sopra la diga, è un bel momento, non sapevamo più dove andare. Si è fatto buio, non sapevamo più da che parte passare. Avevamo perso la corda di collegamento, la corda rossa di collegamento, la neve ce l'aveva portata via, non so. Allora ci siamo messi a gridare, aiuto, 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 aiuto. Perché avevamo paura del gelo, i piedi cominciavano a farsi sentire il freddo, le mani, e avevo la pelle, prendevamo la pelle, tiravamo dentro e veniva via, si sfogliava. Poi abbiamo visto una lampadina arrivare, veniva verso di noi, poi ci ha accompagnati su in quel rifugio, quel bunker che c'era lì. Sferrato su, eravamo morti sfiniti. Io c'era un letto a castello, mi sono buttato su in cima là, dico adesso io dormo qui, succede quel che succede. Ok, appena arrivato su, dico su, giù, dovevo andare al posto avanzato. Oh, Madonna. Allora li abbiamo seguiti, siamo andati avanti, ci siamo portati al posto avanzato che era sotto una balma, sotto una roccia, eravamo lì e dovevamo star lì. Allora dico, siamo freschi qua. E poi i tedeschi sono andati via, siamo rimasti noi. Allora io ho detto, ragazzi, non ho detto niente a nessuno, come mi sono pensato, io qui la pelle non voglio lasciarla. Ho disertato.